Benché suo padre avesse immaginato per lui un brillante avvenire nell'esercito, Hervé Jeancourt aveva finito per guadagnarsi da vivere con un mestiere insolito, cui non era estraneo, per singolare ironia, un tratto a tal punto amabile da tradire una vaga intonazione femminile. Per vivere, Hervé Jeancourt comprava e vendeva bachi da seta. Era il 1861, Flaubert stava scrivendo Salammbô, l'illuminazione elettrica era ancora un'ipotesi e Abramo Lincoln dall'altra parte dell'oceano stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto la fine. Hervé Jeancourt aveva 32 anni, comprava e vendeva bachi da seta. Per evitare i danni delle epidemie che sempre più spesso affliggevano gli allevamenti europei, Hervé Jeancourt si spingeva ad acquistare le uova di Baco oltre il Mediterraneo, in Siria e in Egitto. Attraversava 1600 miglia di mare e 800 km di terra, sceglieva le uova, trattava sul prezzo, le acquistava. Poi si voltava, attraversava 800 km di terra e 1600 miglia di mare e rientrava alla Ville de Dieu, di solito la prima domenica d'aprile, di solito in tempo per la messa grande. Lavorava ancora 2 settimane per confezionare le uova e venderle, per il resto dell'anno riposava. Quasi tutto il mondo, disse piano Baldabieu, quasi. Versando 2 dita di acqua nel suo pernò. Notte d'agosto, dopo mezzanotte, a quell'ora di solito Verdun aveva già chiuso da un pezzo. Le sedie erano rovesciate in ordine sui tavoli, il bancone l'aveva pulito e tutto il resto. Non c'era che spegnere le luci e chiudere, ma Verdun aspettava. Baldabieu parlava. L'ultima cosa che disse fu: «Non c'è scelta, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo arrivare laggiù». Silenzio. Verdun, appoggiato al bancone, alzò lo sguardo verso i due. Baldabieu si impegnò a trovare ancora un sorso di Pernod nel fondo del bicchiere. Hervé Jeancourt posò la sigaretta sul bordo del tavolo prima di dire: «E dove sarebbe di preciso questo Giappone?» Baldabieu alzò la canna del suo bastone, puntandola oltre i tetti di Sant'Agusto. «Sempre dritto di là», disse, «fino alla fine del mondo». All'uomo più imprendibile del Giappone, al padrone di tutto ciò che il mondo riusciva a portar via da quell'isola, Hervé Jeancourt provò a raccontare chi era. Lo fece nella propria lingua, parlando lentamente, senza sapere con precisione se Harakei fosse in grado di capire. Istintivamente rinunciò a qualsiasi prudenza, riferendo senza invenzioni e senza omissioni tutto ciò che era vero, semplicemente. Harakei ascoltava, senza che l'ombra di un'espressione scomponesse i tratti del suo volto. Teneva gli occhi fissi sulle labbra di Hervé Jeancourt come se fossero le ultime righe di una lettera d'addio. Nella stanza era tutto così silenzioso e immobile che parve un evento immane ciò che accadde all'improvviso e che pure fu un nulla. D'un tratto, senza muoversi minimamente, quella ragazzina aprì gli occhi. Hervé Jeancourt non smise di parlare, ma abbassò istintivamente lo sguardo su di lei e quel che vide, senza smettere di parlare, fu che quegli occhi non avevano un taglio orientale e che erano puntati con un'intensità sconcertante su di lui, come se fin dall'inizio non avessero fatto altro da sotto le palpebre. Hervé Jeancourt partì con 80.000 franchi in oro e i nomi di 3 uomini procuratigli da Baldabieu, un cinese, un olandese e un giapponese. Varcò il confine vicino a Metz, attraversò il Württemberg e la Baviera, entrò in Austria, raggiunse in treno Vienna e Budapest per poi proseguire fino a Kiev. Percorse a cavallo 2.000 km di steppa russa, superò gli Urali, entrò in Siberia, viaggiò per 40 giorni fino a raggiungere lago Baikal. Ridiscese il corso del fiume Amur, costeggiando il confine cinese fino all'oceano, e quando arrivò all'oceano si fermò nel porto di Sabirk per 11 giorni, finché una nave di contrabbandieri olandesi non lo portò a Capo Teraya, sulla costa ovest del Giappone. A piedi, percorrendo strade secondarie, attraversò le province di Ishikawa, Toyama, Niigata, entrò in quella di Fukushima e raggiunse la città di Shirakawa. La girò sul lato est, aspettò 2 giorni un uomo vestito di nero che lo bendò e lo portò in un villaggio sulle colline dove trascorse una notte e il mattino dopo trattò l'acquisto delle uova con un uomo che non parlava e che aveva il volto coperto da un velo di seta nera. Al tramonto nascose le uova tra i bagagli, voltò le spalle al Giappone e si accinse a prendere la via del ritorno.